Mi spiace, l'ingresso è vietato.
Ripeto, la prigione è blindata per ordine di Kukulkan. Nessuno entra o esce. Chanta el Kukulkan, ya no yesi kukuchi, leach kushul makobo. Patsuch tiulak leach kushul makob laili halkabobo. Peninsul besikolo, matun chantan. Patsuch tiulak leach kushul makob laili halkabobo. Peninsul besikolo, matun chantan. Gato kulti kukulkan. Buya, buye! Pashi! Peninwol tinguya, guabash te tankabo. Hetz pasho, gato kultik. Tinwalitech, Jambach Timbuya, Tupse, Kabetin Lixikimbao, Yal Watu Yaldal, Ulak Patel in Tuhaki. Tindikes Makimba Mantans, Makachi. Ururatu Tijan Tushkalane, Malo, Ishi Kakini Telo, Beishaiten, Unaku Kelsal. Impossibile, non ci sta nient'altro.
Non si vede il fondo. Sempre che ne abbia uno. Questa grotta sembra scavata da un antico fiume sotterraneo. C'è una specie di incisione lassù. Deve esserci qualcosa qui. No, non va. Tutto pieno, non ci sta nient'altro.
Ho superato il fiume, sono quasi alla prigione. Ci sono guardie dappertutto. Ci dirigiamo verso il fiume. Ti ricontatto quando siamo lì. Ok. Lo scrigno non è a Paititi. Lo so. Sarò costretta a piegarmi ad Amaru. Tutto ciò che ho fatto fin dalla morte di Saidi sarà perduto. Non lo permetterò. Forza, andiamo. Non c'è più tempo. Qualcuno deve trovare lo scrigno. Se il sole non viene rivitalizzato o il mondo ricreato, tutti saremo distrutti. Ho trovato un altro indizio. Forse. I tatuaggi sul tuo braccio, l'airone e l'eclissi, gli stessi simboli erano incisi sull'altare dove era lo scrigno. Cosa? Che cosa significano? Questo è il mio destino. Il fuoco cremisi di Shashel. E questo riguarda il mio passato. Simboleggia Sinchichika, l'ultimo imperatore di Paititi. La sua tomba è nella città alta. Mi ci puoi portare? Laggiù è pieno di cultisti. Se c'è qualcosa, lo avranno sicuramente già individuato. Amaru non ha questo indizio, non sa che cosa cercare. Ci saranno guardie dappertutto. Riusciremo ad evitarle. Sarà pericoloso. Di sicuro. Allora non c'è tempo da perdere. Come sta, Ezli? Bene. Mi ha aiutato a trovarti. Dovrebbe essere con Uchu.
Janna, sono con un Uratu. Magnifico. Ezli le vuole parlare. Madre, mandiamo rinforzi. Vuoi che aiuti Uchu o che sfrutti la situazione per conquistare l'area? Finché sono via, sei tu il capo, Ezli. Segui l'istinto. L'Ichkalanko ele lo putzig, hachpila wichob. Bas le helo, telo, ichi le chiu. Andiamo. Din la pag. Sarà l'ultimo. Per ora. Sbrighiamoci a raggiungere la città. Fai strada. Non capisco. Sembra quasi creolo. La zona è sicura. Andiamo. Prendi questa chiave. Vieni, ti mostro una cosa. L'eclissi sta arrivando. Quando inizierà, lo scrigno dovrà essere aperto. Lo scrigno ha un forte potere tentatore. Proverà ad attirarmi a sé, mostrandomi un'illusione, una soluzione facile ai nostri problemi. Ma l'unica cosa che mi mostrerà davvero sono i miei desideri nascosti. Mi preparo a resistere da tutta la vita. Amaru non ha ancora visto lo scrigno e già il suo potere gli offusca la mente. Il suo popolo è Paititi e solamente noi possiamo salvarla insieme. Quindi, se Amaru riesce a ricreare Paititi come dice, di fatto la distrugge? Sì. Le minacce esterne sono molte. Ma il rischio fa parte della vita. Dobbiamo affrontarlo per restare fedeli a noi stessi. Come farai a resistere al suo potere una volta che l'avrai? Non lo so. Ma se il mio addestramento fallisce, il fuoco Cremisi mi guiderà e mi farà mantenere la promessa. Proseguiamo.
Cos'è il fuoco Cremisi? È il mio destino. È legato al sacrificio di Kukulkan. Quando il fuoco Cremisi arde, cerca il tuo specchio. È una forza che avvolge la coscienza. Non so altro. Non capita mai che quelle creature entrino qui? Creature? Quelle bestie. Hanno attaccato la Trinità nelle grotte attorno a Paititi e mi hanno inseguito all'altare da cui è stato rubato lo scrigno. Parli degli Yashil? Yashil. Erano alti e veloci e molto affamati, quasi disperati. Non le chiamerei creature, sono molto di più. Aprila con la chiave che ti ho dato. Che è successo agli Yashi? Ci sono tante leggende antiche, ma Paititi deve loro molta della sua sicurezza. La proteggono? Non so se lo facciano intenzionalmente, ma l'effetto è quello. Non attaccano mai la città? No, abbiamo sempre vissuto in armonia. Credo che Amaru abbia in mente un sacrificio pubblico. Di un ribelle? Dobbiamo fermarlo? No, non senza un piano. E non a rischio di uno scritto. Il guerriero sarebbe disposto a sacrificarsi pur di evitarlo. Stammi vicino e fa come me. La folla potrebbe aggredirci. Di qua. Giunkinesh, Hochkilich, Oltonesh. Che minacciano la nostra sicurezza. La loro leader, la traditrice Uluratu, la nostra regina decaduta, è mia prigioniera. Ma può ancora salvarsi. Oggi offriamo un sacrificio a Kukulkan affinché ci protegga mentre si avvicina l'eclissi. Vieni. Con questo sacrificio redimeremo l'anima del ribelle. Possano i suoi compagni vedere la luce e unirsi a noi. Diceva di voler fermare la violenza. La vede come un mezzo per i suoi scopi. Vieni. Con questo sacrificio come fanno a credergli così? Hanno paura e fanno bene. Non manca molto. La tomba è oltre quella porta. Vieni. Occhi innocenti scintillano all'alba e forte si fa l'anima. Puoi passare. La tomba è lassù, su quella statua. Io tengo d'occhio l'ingresso. Non ci vorrà molto. John, siamo quasi alla tomba dell'imperatore. Siamo vicino al fiume, pronti a portare te e Uluratu fuori di lì. Avvisami quando siete pronte. Non ho abbastanza spazio.
tutto pieno, non ci sta nient'altro. Ok. Ecco un'entrata. Lara, dove sei? Alla tomba dell'imperatore. È quasi fatta. Saremo pronti. Tengono ancora i fuochi accesi. Deve essere una figura molto amata. Non ho abbastanza spazio. L'altare è molto elaborato. Doveva essere un sovrano importante. L'influenza inca è inconfondibile. La tomba dell'ultimo imperatore. Il culto deve aver preso piede alla sua morte. Ok, l'eclissi e l'airone. Cosa mi sfugge? Aspetta, è stato Lopez a lasciarlo. Il cuore del serpente si trova nella coppa. Il cuore del serpente si trova... Qui è il comandante Rourke. Sappiamo dov'è lo scrigno. Voglio una squadra su Croft. Onorato. No! Da questo Ezli. È il legittimo erede. Deve guidare Paititi.
giovane, ma forte e nobile di spirito quanto di sangue. Non lasciarmi, continua a parlare. Lo scrigno ti tenterà. Resisti. Siamo noi a crearci il destino. Vedrai che non ti deluderò. Un indizio su dove Lopez ha portato lo scrigno d'argento. Il cuore del serpente si trova nella coppa, vicino ai molti volti di pietra. Tutto pieno, non ci sta nient'altro.
Dove sei? Sono giù al molo. Ti vedo. Ehi, sono quasi pronto. Arrivo. Dov'è Unuratu? Dov'è Unuratu? Ci hanno attaccate. È morta combattendo. Donno. Già. Dov'è mia madre? Tua madre si è sacrificata. Ma questo è l'amuleto del capo. Ti appartiene adesso. Lei era una guerriera. L'eclissi si avvicina. Se non ridiamo vita al sole... Troverò lo scrigno. Non lascerò che il culto di Kukulkan mi preceda. Cominciate a preparare la camera ardente. La regina vivrà per sempre dentro di noi. Uchu, aiutali con la barca. Ci prepareremo alla battaglia. La ribellione vincerà. Torneremo con lo scrigno. Sta attenta. Saremo pronti al tuo ritorno. E adesso? Torniamo a Kuakyaku. Ci raduniamo e... ripartiamo da lì. Tutto questo per un altro enigma. Cosa diceva? Il cuore del serpente è nella coppa, tra i volti di pietra. Beh, è meglio di niente. Penso di sì. Dobbiamo trovare lo scrigno e farla finita. Che cos'è? Thank you.
Jonah! Jonah! Bene, guarda un po' chi si vede. Non muoverti! Non di un soldato. Hai trovato qualcosa? Cazzo! Vedo l'ora di ammirare questo scrigno di cui parlano tutti. Allora, l'ultima volta abbiamo guardato qui, qui e anche qui. Forse. Il nemico è qui, qua, all'angolo migliore! Merda! Cosa? Tutto pieno, non ci sta nient'altro. Tutto pieno, non ci sta nient'altro. Squadra in corso, perché state ancora spazio cercando lo scrigno? Ci sono ostili nella vostra area. Dottor Dominguez. Non mi importa un accidente di Dominguez. Trovate Lara Croft e ammazzatela. Qua giù non c'è niente. Come sarebbe a dire trovate Lara Croft? Siamo troppo pochi per farlo. Doveva essere un'operazione di ricerca. Sparpagliamoci e vediamo di fare il possibile. Io vado laggiù, tu resta qui. La situazione cambia continuamente. Vieni fuori, c'è del lavoro da fare.
Impossibile, non ci sta nient'altro. Mi prende. Cosa diavolo dovrei fare? Un'Uratu è morta. Rourke le ha sparato alle spalle. Non ho lo scrigno. E Jonah. Dio, se dovesse succedergli qualcosa. Maledizione.